cioè quando sarà morto un po' di generazioni, io penso che andando avanti le persone siano sempre costruiranno identità professionali sempre meno fideistiche e sempre, come dire, un po', come dire, più, come dire, pragmatiche. E quindi credo che se i nostri padri, i nostri nonni erano barricati dentro, ecco, le loro posizioni, già le nostre generazioni sono un po' più relativiste. Ecco, man mano che moriremo tutti, tra 100-150 anni, credo che i nuovi psicologi saranno, come dire, più pragmatici e forse riusciranno, ecco, a liberarsi da queste identificazioni fideistiche. Penso che sia un processo storico, come dire, quasi ineluttabile, però non credo che lo faremo noi. Io penso che noi abbiamo messo un piede fuori, ok? Se i nostri padri erano dentro il loro fortino, noi siamo un po' a cavallo, abbiamo un piede fuori, un piede dentro. Noi come generazione, poi io, insomma, spero di mettere anche l'altro fuori, ecco, ci provo. Però, insomma, come generazione siamo così. Penso che quelli che dopo di noi verranno avranno una visione molto più relativista, molto più pragmatica. Ok. Niente, ci tocca morire. Vabbè, ok. Sì, questa è l'altra sentenza di Fabio Leonardi, ma che mi trovo, devo dire, piuttosto d'accordo. Senti, facciamo un attimo un salto, anche se fino a... Scusa, mi viene in mente, è un po' come rispetto alle identità nazionali. Ora, è vero che ci sono i rigurgiti nazionalisti, però, ecco, se prima, ecco, l'identità nazionale era proprio un qualcosa di radicale, ecco, ora in qualche maniera siamo un po' tutti un po' più global. Sì, siamo italiani, ma ci sentiamo anche cittadini del mondo. Io penso che tra qualche secolo, in qualche maniera, le nazioni faranno sorridere, le nuove generazioni saranno effettivamente cittadini del mondo. Credo che il processo storico sia quello un po', ecco, di liberarsi da certe identificazioni che ci permeano, ecco, metaforicamente parlando. Mi piace, si vede che tu sei padre e io no, hai un vantaggio che mi manca. Ma fai il tempo comunque ancora. Cioè, sì, sì, beh, quello sicuro. Vedremo, adesso ho due gatti e mi accontento. Senti, facendo un, diciamo, un salto fino a un certo punto, in realtà, che tu nel tuo libro parli anche dei principi attivi, no? La psicoterapia parli dei fattori comuni, cioè qui davanti l'indice dei fattori comuni, l'andare a modificare i significati, i processi razionali, il comportamento. Peraltro mi piace tanto un termine che io credo di aver letto non nel tuo libro per la prima volta, ma con una chiarezza e una contestualizzazione adeguata, che è quello di risignificazione. Mi piace molto, poi dimmi dove l'hai preso. Però affronti nel tuo libro diversi principi attivi delle psicoterapie, no? Andando sui fattori comuni, che ne pensi? Perché è una cosa che va avanti ormai da 80 anni su per giù, se non mi sbaglio, il verdetto di Dodo, chi era? Rosenzweig, già Frank ne parlava, Rosenzweig, sì. Ma io credo che sicuramente è un aspetto fondamentale. Ecco, quello che provo a dire nella mia analisi, l'ho messo per primo perché sicuramente non ne possiamo prescindere, ecco, lo tocchiamo con mano anche tutti i giorni, però dobbiamo tener conto che i fattori comuni ce li hanno anche i maghi e i chiromanti. Quindi, e quando diciamo i fattori comuni sono la parte più importante, tutto quello che vuoi, ecco, ma sono quelli che hanno anche i maghi e i chiromanti, che si mettono il turbante, la giacca, la cravatta, a seconda, e di fatto li esercitano come noi. Quindi i fattori comuni sono una parte importante, ecco, ma se noi riduciamo la psicoterapia ai fattori comuni, in qualche maniera questi non ci distinguono da tutti i guaritori possibili e immaginabili. Quindi io credo che sicuramente forse è anche la parte che possiamo controllare meno, perché in qualche maniera hanno a che fare col nostro modo di essere, con gli aspetti che un po' ci contraddistinguono come persona.
quindi sono anche la parte, come dire, si spera, meno migliorabile in qualche maniera. Ognuno di noi ha un proprio taglio relazionale, ha certi modi di essere che sono anche, come dire, quelli più stratificati, quindi ecco, vanno citati, ecco, però non credo che è lì che possiamo fare la differenza tra i metodi di cura, diciamo, non propriamente scientifici. Noi la differenza la facciamo sugli altri, è lì che con le conoscenze, con lo studio, con l'applicazione possiamo selezionare, ecco, modalità che aumentano l'efficacia. Ma sui fattori comuni li dobbiamo dare, ecco, come dire, dobbiamo attribuire a loro una parte degli effetti che produciamo, però quella è concreta. Sì, li possiamo limare, alcune poi teorie si sono concentrate su quelli, però ecco, non ci vedo grandi margini di miglioramento, mentre ecco, su tutti gli altri fattori credo che possiamo un po' fare la differenza. Per questa ricerca interessante di, so che tra poco devi andare, quindi non ti dirò troppo oltre, di Wompold, non so se hai avuto modo di leggerla, quella sui dismantled studies, dove lui toglieva le tecniche, è presente, no? Toglieva le tecniche da quelle forme di psicoterapia, le tecniche considerate principe di quel tipo di intervento, tipo cognitivo-comportamentale, come si chiama, l'esposizione graduale, e vedeva che il risultato in realtà era lo stesso, era proprio un modo lui per dire la tecnica ha un impatto minimo, tanto che nelle ricerche in fattori comuni cambiano le percentuali, ma più o meno si attesta intorno al 15% il valore della tecnica. Una cosa che mi ha convinto fino a un certo punto, perché d'altra parte sì, mi ha convinto anche perché l'ho potuto vedere applicando diverse forme di psicoterapia a problematiche uguali, poi c'è tutto il discorso che la problematica è uguale nella concezione teorica, ma poi è la persona che è differente, che quindi rende la problematica stessa differente. E però dall'altra parte in realtà una tecnica intesa poi come prescrizione tra un incontro e l'altro in particolare è qualcosa che va anche a lavorare su aspetti, per esempio, interazionali, su risignificazione. Una tecnica magari lo fa in un modo diverso. Mi sembra un po' troppo sbrigativo il fatto di dire, anche se interessante, l'importante è che la persona, come dice Wompold, abbia l'idea che sta facendo qualcosa, che quel qualcosa secondo lei sia significativo. Sì, questo concetto poi è stato indagato attraverso tutte quelle ricerche che confrontano certe terapie rispetto all'età, o no? Le terapie as usual, che sono poi di fatto i fattori comuni. E, insomma, ci sono ormai tante ricerche che dimostrano come poi diverse tecniche, diversi approcci hanno un'efficacia maggiore, quindi io non credo che sia sostenibile che poi se togli la tecnica è uguale, perché insomma posso capire che in alcuni contesti questo possa essere apparso, però ecco, non lo prenderei come dato consolidato. Mi sembra che sia un dato più consolidato quello che poi, confrontando diverse terapie con l'età, di fatto risulta che in molti casi le terapie sono più efficaci. Ecco, rispetto ai fattori comuni, comunque vorrei dire che io ho fatto questa costruzione, ma insomma l'ho presa proprio come una mappa del cielo, quindi ho provato a tracciare delle righe e a creare un ordine, ma se ne potrebbero, come dire, creare tante altre. Veramente è proprio solo una mappa per, ecco, veramente come una mappa delle costellazioni, che te guardi in cielo, insomma, e vedi l'orsa maggiore, l'orsa minore, eccetera, eccetera. Però chiaramente è un modo per porre ordine, perché altrimenti, ecco, il caos dei punti celesti, della volta celeste, per certi aspetti, ecco, non utilizzabile, non gestibile. Ecco, noi ci costruiamo le costellazioni e riusciamo a gestire questa volta celeste così, così ricca. Ecco, l'idea con cui ho isolato questi fattori è la stessa. Ecco, poi non credo ovviamente che esistano, però sono un modo per poter dare ordine e per poterci ragionare. Quindi, ecco, uno può tranquillamente, ecco, vederne invece che 5, 10, 3, 7, ecco. Sono veramente espedienti esplicativi. Giusto. Condivido tanto il ragionamento quanto il termine.
Guarda, io ti farei un milione di altre domande perché, ripeto, io consiglio a tutti di leggersi questo libro, bellissimo, davvero. Fabio non mi paga per parlare bene del Non suo lo libro. sapevo di questa pubblicità. No, esatto, ma peraltro da poco ristampato, quindi ottimamente fantastico. Io Però ti comunque fa. ho, se vuoi, ho ancora 10 minuti, fino a 40 riesco a rimanere. Se... Guarda, approfitto per farti l'ultima, perché se te ne faccio una poi me ne viene a fare come ciliegio, me ne viene a fare un'altra. Nel libro, cioè, è ricco di, tu parti dall'efficacia, gli psicofarmaci, le criticità, eccetera, quindi ti paradosso di equivalenza. Però è un libro scritto per me, perché parli di tutte le cose che a me interessano in ogni capitolo. Però, la mia dichiarazione di amore a Fabio Leonardi, il suo libro finisce qui, ma ti faccio invece l'ultima. Peraltro questa penso che attualmente sia l'intervista più lunga che io abbia fatto, perché abbiamo superato i 40 minuti, che era l'intervista che ho fatto a Giada Pietrabissa, dove parlavamo di ricerca, che è un altro tema che mi piace tanto. E ovviamente sono temi che poi interessano meno gli psicologi, la ricerca, l'epistemologia, invece sono quelli che dovrebbero importarci di più, in particolare oggi dove siamo sovraffollati nella spiaggia delle tecniche, no? Dovremmo fare un pochino un passo sulla teoria e l'epistemologia, un passo indietro. E dice uno che è proprio per il pragmatismo. Però a meno che tu non hai una battuta finale, io ti faccio la mia ultima domanda. E la mia ultima domanda, che è un po' tipica, la faccio sempre in queste interviste, è quella di pensare di dover dare un suggerimento a gli psicologi, a uno psicologo, a un tuo studente, però uno studente psicologo, non di filosofia o di ostetricia, un suggerimento per un esercizio, chiamiamolo così, che può applicare nella vita quotidiana e che gli possa tornare utile all'interno della sua pratica da psicoterapeuta, da psicologo. Quindi, se dovessi dire fai questo nella tua vita quotidiana perché ti tornerà utile all'interno della terapia, del tuo lavoro con i pazienti, cosa gli diresti? Quale sarebbe l'esercizio o la suggestione che gli invieresti? Ma guarda, io credo che soprattutto per chi lavora in ambito clinico il rischio sia quello di essere risucchiato come dire, dall'urgenza, dalla necessità, dalla pregnanza, ecco, del problema clinico. Quindi per noi clinici il problema è proprio di essere risucchiati verso il basso. E credo che, ecco, per evitare questa deriva, ecco, è fondamentale coltivare gli aspetti più teorici, più epistemologici, anche se non sembra avere una ricaduta immediata, però in qualche maniera ci danno un assetto più appropriato, più come dire, equilibrato rispetto al lavoro che andiamo a fare. Quindi io, ecco, lo faccio per me, poi penso possa essere utile anche per altri, però ecco, quello che faccio per me, coltivo da sempre, ecco, il leggere cose che hanno a che fare poco con la clinica. Quindi, vabbè, nella parte della giornata, vabbè, sicuramente approfondisco, leggo libri di clinica, cose pratiche, però ecco, dedico sempre mezz'ora più o meno ogni giorno a leggere cose che esulano. Quindi ecco, mi leggo tipo questi libri qui che non hanno una ricaduta immediata, però è come se mi danno la giusta distanza, li uso in senso quasi strategico, se vuoi, ecco, mi danno un assetto, ecco, un pochino più staccato dalla clinica. Quindi cerco, come dire, di essere tirato un po' verso gli aspetti più teorici, più alti, perché questo mi danno il giusto assetto. Quindi direi che l'esercizio che mi sento, che io pratico e che mi sento di suggerire è quello di leggere libri comunque di epistemologia, di filosofia, ma se vuoi anche di letteratura, che ci danno, ecco, ci danno, come dire, un assetto un po' più staccato da quello che è la grande forza d'attrazione della clinica, perché poi quando vedi pazienti, problemi, sono cose che effettivamente hanno una pregnanza tale per cui ti inghiottono certe volte. Quindi, ecco, mantenere aperta questa riflessione teorica.
tant'è che anche ai convegni, che facciamo questi convegni con gli strategici, ecco, io mi prendo sempre la briga di fare questi interventi che probabilmente la gente insomma, dice, ma quando finisce che arrivano quelli interessanti, ecco, però secondo me anche in un convegno è utile sempre avere insieme ai tanti interventi pratici, clinici, comunque uno sguardo più meta, ecco, perché credo che questo consente di avere il giusto assetto. Quindi tu immagini quanto io sia d'accordo con questa visione, Fabio, lo trovo utilissima. Una volta mi è fatto venire in mente, parlavo con un collega, gli sto dicendo che mi stavo rimettendo a studiare la filosofia, e lui disse, ma come tu che fai, sei tanto su, parli tanto di essere pragmatico, tanto della tecnica, fai anche i workshop che sono molto basati sulla pragmatica, sono fare imparare step by step il metodo, ti metti a studiare questo. Quello che gli dicevo, la mia risposta fu proprio appunto, proprio perché a livello di tecnica ne ho fin qui ormai, penso che abbiamo bisogno di riappropriarci tutto l'aspetto teorico, un po' anche il concetto, così chiudiamo il cerchio del aiutarti a gestire la complessità, perché poi la tecnica arriva fino a un certo punto, il coltello è quello, può fare quello, ma se tu non sai come maneggiarlo, userai soltanto per tagliare fettine di carne, magari non per capire che ti può anche essere utile per svitare una vita. Sta metafora, così va bene, però. No, mi torna, insomma, ti aiuta comunque a maneggiarlo con con un altro assetto mentale. Ecco, io questo termine, questo periodo mi ritorna, ecco, l'assetto mentale comunque con cui fai la clinica cambia, ecco, le tecniche sono quelle, ma se hai un assetto mentale diverso le usi con più maestria, ci riesci a fare cose che altrimenti non fai se sei troppo appiccicato alla concretezza. Io tipo ogni tanto, confesso, mi rileggo La realtà inventata di Vastri. Io ogni volta che lo rileggo, sono quei libri che mi sembra di trovarci cose nuove. Poi magari è perché sono un po' rintronato e non mi ricordo di aver letto, però a me mi fa questo effetto quasi sorprendente. Ormai l'ho consumato quel libro, non so dove ce l'ho, ma ogni tanto me lo rileggo e mi sembra di trovarci cose nuove. Non so ormai quante volte l'ho letto, però. La base fa questo effetto, assolutamente. Bellissimo suggerimento, io lo stracondivido con tutti quanti, lo appoggio. Fabio, è stato un piacere enorme, veramente. Piacere mio. Per questo tempo. Facci sapere quando esce la psicoterapia della media in realtà 2. Però se stai scrivendo qualcosa, sai. Allora, confesso che sto scrivendo da 10 anni un libro che è diventato un incubo, e infatti lo faccio uscire perché non cioè, mi perseguita, me lo sogno di notte. Però, vabbè, è un libro che sentivo di dover scrivere, però ecco, me ne devo liberare. È un manuale in cui ho cercato di mettere insieme le principali tecniche strategiche con un cappello teorico che doveva essere un cappellino, ma è diventato un cappellone. Però ecco, l'idea è un po' di mettere in ordine la cassetta degli attrezzi, ok? Quindi era nato così, guarda, mi sono messo a scriverlo nel 2011, quindi veramente non ne posso più, e quindi ho deciso che me ne devo Vai liberare. beh, Tolkien ci ha messo 17 anni a scrivere il Signore degli Anelli, quindi tranquillo che. Però lì non c'è la poesia, ecco, non c'è, come dire, la parte più creativa, è proprio, come dire, un esercizio di ordine. Comunque uso questi attrezzi, ho bisogno di ordinarli, e quindi è un modo di ordinarli, però ecco, lo faccio uscire, poi Vediamo che succede. basta. Dai, fantastico. Grazie mille, Fabio. Grazie a Ci vediamo te, alla prossima. veramente. Ci aggiorniamo alla prossima. Ciao.